Sono Nicole Scotto di Carlo e sto parlando della Dolorata. La Dolorata risale nello stesso periodo del Cristo morto, ovvero nel 1700, ma non si sa chi è l'autore di essa. È vestita con un abito e con un mantello nero con ricami in oro, e solo la testa e le mani sono di legno. Tempo fa la vestizione della Dolorata era un rito che spettava le donne. Allora, quando si scacchi dalla seconda, io mi sono occupata della base della Dolorata e ho utilizzato il legno. Le misure della base sono 10 cm di larghezza e 12 di lunghezza. Poi ho inserito le stanghe lunghe 31,5 cm e ho dipinto con imbegnando l'acqua. Inoltre ho fatto letti che sostengono la base della Dolorata durante le soste. Sono fatte sempre di legno, alte 15 cm e la T sopra è larga 2,5 cm. Ciao, sono Ambrosino Mimmo, ho fatto parte della realizzazione della Dolorata, ho creato il trono con una base di compensato e poi dei decori con il cartone e poi l'ho colorato tutto con il colore dorato. Sono Rossella Papa e ho realizzato il pugnale e la corona per la Dolorata. Li ho prima disegnati entrambi sopra un cartoncino nero e dopo li ho ritagliati per poi ricoprirli di carta argentata e infine attaccarli con della colla a caldo. Il vestito è di colore nero, sono presenti dei ricami in oro. Invece il mantello è sempre con dei ricami in oro. In mano ha un fazzoletto ricamato bianco. Il palio ha 6 asticelle nere, avvolte con della stoffa nera e dorata. Sopra l'asticella ci sono delle piume bianche e nere. La stoffa al centro è un raso nero. Scendono giù delle frange dorate. Ciao, sono Giuseppe Righi e oggi spiego come ho realizzato il mistero. Ho realizzato la base usando compensate e bacchette di legno. Poi ho realizzato due anime di fil di ferro che ho ricoperto con carta stagnola, che poi ho ricoperto con il tasto e modellato. Poi ho pitturato le statuette. Ho ritagliato i vestiti usando il panno lencio e stoffa e le ho messe alle statuette. Ho posizionato le statuette sulla base e incollate con colla a caldo. Ciao, sono Salvatore Lubrana Lavadera, faccio parte del gruppo che ha fatto come tema principale il Cristo alla colonna. Ho fatto questi due dei quattro bambini che portano il cofo di zappa. Sono fatti in das, ferro filato, stoffa bianca e raso blu. Buonasera, sono Mattia Schiano, ho partecipato al mistero Cristo alla colonna. Ho costruito il cofano e zappa, i materiali che ho usato sono stato legno e paglia. Sono Matteo, ho partecipato alla realizzazione del Cristo alla colonna. Io ho realizzato i confraterni con delle bottiglie e poi ci ho incollato le palline da ping pong con la colla a caldo e rivestito il tutto con panno lencio e raso azzurro. Ciao, sono Iuri Aurelio e per contribuire alla realizzazione del mistero ho creato due dei quattro bambini che porteranno cofano e zappa. Sono fatti completamente in das e sono rivestiti con stoffa bianca e raso blu. Ciao a tutti, noi siamo le ragazze della seconda E. Io sono Jess Mazziotti, io Tania Tulipano e io Martina Taburro. E tutti insieme abbiamo realizzato il mistero Il bacio di Giuda, che Giuda con un bacio tradisce il figlio dell'uomo. Inoltre abbiamo anche realizzato i confratelli che portano il lenzuolo. I confratelli sono stati realizzati per la base una bottiglia di plastica ricoperta con un lenzuolo bianco. La cintura è stata realizzata con un cordone blu, mentre il mantello con una stoffa blu. La testa invece è stata realizzata con una pallina da ping pong ricoperta con una calza color carne. Il lenzuolo invece è stato realizzato con una stoffa di colore bianco ricamato con un filo d'oro. Per fare questo mistero abbiamo fatto la base di legno ricoperta da canapa. I manichini sono stati fatti con il fil di ferro e la carta argentata, ricoperti da stoffe di diverso colore. Per fare la testa abbiamo fatto prima un calco, i capelli sono fatti di lana. Dietro questo mistero abbiamo messo un'immagine rappresentativa ricoperta da una cornice ai bordi.
prima testimonianza della processione del Venerdì Santo risale al 1693. Essa era composta da un corteo di confratelli che intonavano i canti della processione. Essi inoltre si percuotevano in segno di penitenza con una frusta. La confraternita dei Turchini fu fondata nel 1588 dai padri gesuiti. E proprio questa confraternita è l'organizzazione ufficiale della processione Venerdì Santo. Ciao, sono Nicola. Io e il mio gruppo, in collaborazione con il grande artista occitano Giovanni Righi, abbiamo realizzato il Cristo Morto, parte principale della processione del Venerdì Santo. Cristo Morto che va in processione è una scultura in legno dipinta con colori realistici fatta dallo scultore napoletano Carmine Lantriceni nel 1728. Carmine Lantriceni non era uno scultore molto famoso, ma nel Settecento era molto richiesto per la realizzazione di statue di santi per tante chiese. Sia intorno alla fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento, questa strada venne sottovalutata al punto tale che si disse che era l'opera di un ergastolano del nostro penitenziario. Col tempo però rivenne rivalutata e nel 1990 la strada del Cristo Morto fu restaurata presso l'Accademia delle Belle Arti di Napoli, perché seriamente danneggiata dai tarli e dall'eccessivo utilizzo della cannella. Ogni anno il Cristo Morto viene portato a spalla da otto confraternity su una base di legno. La base del Cristo Morto è stata lavorata con il legno massello. Abbiamo lavorato il legno massello ottenendo 24 cm di lunghezza e 11 di larghezza. Infine abbiamo inserito alle estremità le quattro stanghe. È stato realizzato con un disegno in scala su carta millimetrata. La rifinitura delle anatomie è stata realizzata in DAS, mentre il sudario e le lenzuola con garze gessate. La tecnica usata è la gessatura e applicazione di cementite all'acqua. Alla fine, finitura con colori aclinici e estratto di bitume per invecchiare l'uomo. Io mi chiamo Giulia e adesso vi spiegherò come ho realizzato i confratelli. I confratelli sono stati realizzati con delle bottiglie di plastica e palline da ping pong. La veste invece è stata realizzata con stoffa bianca e il cappuccio anch'esso con la stoffa bianca, mentre la mozzetta con il raso blu e il cordoncino blu nella vita. Dei spilini di legno per fare l'asta, poi l'ho rivestita con un nastro nero e poi l'ho decorata con un acrilico dorato e qua sopra con un acrilico bianco. Poi tutta la struttura della lanterna l'ho fatta con del DAS e poi sempre l'ho pitturata con dell'acrilico giallo e la crocetta sempre di DAS con acrilico.